Salve a tutti e ritrovati sul mio canale. Oggi vi vorrei parlare di due pezzi bellissimi e altrettanto importanti prodotti da Rocco con all'epoca il progettista Faustino Faustini, mitico nel portare il modellismo italiano di un certo livello dagli anni 80 in poi attraverso il marchio appunto Rocco. Ed oggi proprio parliamo di questi due modelli in particolari, anche se praticamente uguali, ed esattamente del 646005 in confezione metal, prodotta dovrebbe essere inizi anni 90, ed esattamente la 646005. E successivamente andremo a parlare anche della 645 collezione Nostalgica FS numero 104 e parliamo dell'articolo 63644. La confezione metallica, nonostante i suoi abbondanti 30 anni, la vediamo in tutto il suo splendore, perfetta anche nella colorazione. Andiamola ad aprire. Molti di noi modellisti l'hanno perché appunto è un modello che non può mancare nella nostra collezione, dove all'interno andavamo a trovare un libretto esclusivo per la 646 e la 645, libretto unico fatto per le numerazioni 101, 105 e 001, 005. All'interno andiamo a trovare anche un binario esclusivo con relativa parte iniziale e finale, chiaramente libretto di istruzione e al centro tutta la parte con gli aggiuntivi in abbondanza. E qui, boh, qui abbiamo le resistenze perché questa è una vettura che io ho digitalizzato che dopo vi farò vedere sul plastico girare. Vediamo un attimino meglio questo libretto, appunto intitolato da E646 a E645, dove all'interno troviamo in breve tutta la storia. Libretto stampato inizio anni 90. Ed è un'esclusiva però soltanto per la 646 in edizione speciale con cofanetto metallico. Sulla 645 invece questa non la andiamo a trovare. E quindi parliamo dal progetto, dai vecchi tipi di locomotive, a poi il sistema che venne introdotto dapprima sulle 636 e poi appunto ereditato da loro e passato anche sulle successive 646, 645, 656. Sistema totalmente italiano. Lo sfogliamo insieme così da farvelo vedere anche a voi. All'interno troviamo anche tutte le caratteristiche per quanto riguarda la motorizzazione e il tipo di motore. Allora, passiamo adesso a vedere un po' più da vicino i modelli. Tiriamoli fuori dalla scatola. Ed eccoli qua. Allora, entrambi dotati di macchinisti di serie, come ancora oggi Rocco continua a metterli sulle locomotive più moderne, anche sulle Vectron, singolo macchinista, ma continua a metterli. Allora, vorrei farvi notare delle differenze. Chiaramente parliamo di due modelli che hanno comunque una decina d'anni di differenza per quanto concerne la produzione. La 645 è più moderna ed è anche rispetto alla 646 già predisposta per il digitale, mentre sulla 646 si è dovuto fare un lavoro particolare per poterla digitalizzare. Allora, torniamo a guardare un attimino le differenze. Anche se le locomotive sono comunque identiche, quello che cambia è appunto solo la numerazione 645-104. 645, che approfitto per dire, venivano utilizzate quasi prettamente per servizi merci, a differenza delle 646, ma questa era una questione di numerazione anche per la gestione delle locomotive.
Allora, una differenza tra l'una e l'altra è appunto la scritta FS, dove non so se qua riuscite a vederla, forse se sollevo un po', eccolo qua. Allora, sulla 646 il tutto era in rilievo, quindi uno stampo chiaramente secondo me anche più bello. Sulla 645 invece no, è praticamente disegnato sopra, stampato sopra e non è in rilievo. Comunque all'interno della confezione, che vi faccio vedere, Roco ci fornisce il fregio FS da poter apporre superficialmente ed è in alluminio come l'altro. Altre piccole differenze, ma sono proprio minime, le possiamo notare sul fischio. Leggermente diverso quello del 645. Ma torniamo a dire, parliamo di produzioni che hanno una quindicina d'anni di differenza l'una con l'altra. Poi, tornando sempre alla 646, ho portato io delle modifiche mettendo un gancio automatico di tipo Riva Rossi installato successivamente e pitturato le condotte rosse e gialle dei freni. La 645 invece è ancora da aggiuntivare. Una piccola pecca, ma questo è dovuto alle plastiche, la cornicetta dei fari con gli anni tende a spaccarsi. Infatti qui ve la faccio vedere da vicino, noterete una piccola crepa e la dovrò sostituire. Invece per ciò che concerne i pantografi sono identici. Pantografi, tetto è pressoché uguale a differenza di questa parte che troviamo sulla 645, non sulla 646. Bene, andiamo a vedere un attimino il comportamento sul plastico. Ed eccole qua, una di fianco all'altro, digitalizzate entrambe, con relative CPU diverse. Una abbiamo i fari bianchi accesi sulla 645 e sull'altra invece i fari rossi. Andiamo a vederle in movimento. Allora, la caratteristica di queste locomotive, che adesso andremo a notare anche sul plastico, era proprio che grazie al loro snodo centrale riuscivano veramente ad arrampicarsi anche sulle curve più strette delle ferrovie più ormai datate e utilizzate per i treni storici, però veramente avevano una forza, una trazione e uno snodo eccezionale che gli permetteva di arrampicarsi ovunque. Ricordo ancora anche i 636 utilizzati in spinta per i treni che sbarcavano a Messina e che poi proseguivano verso Palermo. C'era l'arrampicata fino alla galleria dei Peloritani con la spinta delle 636. Cioè, notare anche il minimo e la silenziosità nonostante i suoi 30 anni abbondanti. Cioè, qui veramente è stato fatto un lavoro eccezionale. Andiamo a vedere anche la 645. Anche questa, come notiamo, minimo, veramente impercettibile ed eccezionale. Andiamo ad aumentare leggermente e portiamola fuori dal piccolo scalo merci. Ed andiamo ad affiancarla alla gemella. Ed eccola qui, sfiorare l'altra. E andiamo a posizionarla una accanto all'altra. Allora, quello che vorrei farvi notare è il minimo di entrambe le locomotive. Qui ho sbagliato io perché non avevo girato lo scambio. Ecco qua le avviate. Come negli anni e anche la differenza di decoder qualcosa possa cambiare. Notiamo appunto che la 646 ha un minimo con una velocità maggiore, ma questo è anche dovuto, secondo me, a
alla differenza di anni di età, tipo di motore e anche al decoder. Chiaramente un minimo più perfetto e regolare lo andiamo a trovare sulla 645. Beh, adesso facciamolo andare un po' più velocemente. Ed ecco adesso che rientrano al piccolo deposito con questa immagine ultra ravvicinata. Ed ecco arrivare anche l'altra. Bene, con questa bellissima immagine, spero che il video vi sia piaciuto. Ancora un ringraziamento va all'amico Faustini, appunto, per il progetto esclusivo e fenomenale che si adoperò a realizzare negli anni 90. Bene, un saluto a tutti e alla prossima.